dacă bine reușește va totul, urmășită de la legii 76, este dat un specific încarc. Adică pe acest obiect, pe la relevațiune de rischi, de școli, de edificii, nu trebuiască un an. Tale cooperativa, de dată în instrumente de valutațiune de rischi, de școli, de tutti gli edifici pubblici, quindi anche della biblioteca comunale. Questi documenti sono autorizzati a piacere sul mercato via via aggiornati, dando priorità e assoluto proprio per la loro utenza particolare. Sulla base di questi documenti nel corso degli anni sono stati programmati attuali interventi di adeguamento degli ultimi 7 anni che ho ottenuto la ristrutturazione e ampliamento di un altro numero di scuole. La scuola materna di Puntarello, la Peter Pan, materna di Monterato e di Ponzano, elementare di Ponta Elsa, di Pozzale, di Corleone e di Ponzano, entrambe le scuole medie, Bisogni e Bambini, ed effettuati interventi di adeguamento, come ad esempio le scale di sicurezza e le scuole elementari Martucci, di Santi, di Luca e Santa Maria. Il cambio delle opere pubbliche, tutti gli anni delle conto degli interventi necessari, l'impegno per breve tempo si possa portare a compimento questo percorso di messa a norma di tutte le scuole. In questo contesto sono programmati interventi ad 06, ad elementari da Pince e ad elementari di Marciglia. Nel 2008 con gara pubblica è stato avviato un compito di aggiornamento del documento di rilevazione dei rischi del nuovo asilo nido di via Val Gardena e della biblioteca comunale degli edifici di pubblica della Polizia Municipale e Palazzo Pedrosa. Occorre dire anche che nell'ambito di un percorso di incremento della sicurezza delle scuole si è proceduto in questi 2 anni all'effettuazione di corsi di formazione e di pronto soccorso per il personale degli agenti nido, oltre allo svolgimento di prove di evacuazione. Anche per quanto riguarda le scuole medie superiori che sono di competenza del circondario, la situazione è monitorata. Ogni scuola ha un responsabile della sicurezza, incaricato dal dirigente scolastico che ogni anno presenta il circondario una apposita relazione. Sulla base di questi documenti il circondario programma gli interventi di adeguamento, dando ovviamente la priorità di urgenza e compatibilmente delle scuole finanziarie. Inoltre ogni scuola ha un tecnico di riferimento e da sempre gli interventi di manutenzione. Attualmente sono in corso delle realizzazioni i lavori di adeguamento al liceo Virgilio ed è in procinto di impartire anche l'intervento per l'Istituto Leonardo da Vinci, recentemente approvato anche dalla sovrintendenza. Sappiamo infine che dal circondario che sono stati predisposti e inoltrati alla Regione tutti i dati per la costituzione dell'osservatorio regionale delle scuole. Grazie. Prego. Questa è la risposta che stava anche piuttosto dolore. Questa interrogazione è nata su segnalazione di cittadini, che hanno interrogato il blog che è politica.com, e che è nata sull'onda di quel fatto che non aveva visto qualche settimana fa quella pelle da caduta in quella scuola. E quindi la preoccupazione di questi cittadini, che è un po' l'altra la nostra, era verificare se questa amministrazione comunale avesse in qualche modo coscienza della sicurezza delle scuole, della sua competenza, e se ci fosse anche una qualche coscienza dello stato di quelle scuole che non siano in competenza dell'amministrazione comunale, per esempio diceva che non assistono le scuole medie e neanche quelle superiori. Non sarebbe male, abbiamo visto una situazione che comunque sembra che la situazione sia abbastanza tenuta sotto controllo. Non sarebbe male se in qualche modo fosse possibile eventualmente non sarebbe male se tutte queste notizie che hanno funzionato eccetera fossero messi pubblici e messi a disposizione di quanto voglia vedere